Eccoci qui. Buonasera. Ciao ragazzi, eccoci qua. Allora, sono un attimo in anticipo, quindi aspetto che i primi si connettano, tanto ci vuole un attimino che Instagram distribuisca un po' il messaggio. Ciao a tutti, vedo che c'è Davide, c'è Luca, insomma, siamo già in tantissimo. Che bello. Come state? Fatemi un po' sapere nei commenti, dai. Che vi racconto un po' di cose interessanti stasera, nel senso che nonostante la mia voce sia poco, diciamo, insomma non sono al massimo a causa allergia, ho un sacco di cose da raccontarvi, un po' di strategie che abbiamo testato già nell'ultimo periodo che stanno andando molto molto bene, e quindi niente, ho detto, boh dai, è un po' che non ci vediamo qua su Instagram, e quindi dai, vado in ufficio, rimango in ufficio un'oretta in più, un paio d'orette in più, e vi racconto un po' di cose. La diretta sarà salvata, verrà poi caricata anche, forse non tutta, su in versione, come si dice, digitale, audio, su Spotify, dove abbiamo lanciato, o meglio, dove stiamo curando da un po' di mesi anche il podcast di Loop che si chiama Loopcast, ok? Quindi in realtà, appunto, poi potete vederla anche poi dopo se stasera non riuscite a seguirci. Comunque non ci sono partite, non ci sono grandi cose, quindi insomma penso che una mezz'oretta potete dedicarmela se vi interessano questo tipo di argomenti, soprattutto perché è gratis, sono qui. E potete farmi anche le domande in diretta, cosa che magari sulle differite non si riescono a fare, insomma, no? Se la vedete poi dopo fate un po' fatica. Quindi, partiamo tra qualche istante. Intanto vorrei sapere se mi vedete e mi sentite bene. Vedere credo di sì, ma vorrei capire se l'audio è buono, se no avvicino un po' il telefono. Quindi, intanto saluto Bonvanni, ciao! Ciao Bonvanni, vedo che ci sono un sacco di persone, quindi mi sentite bene ragazzi? Fatemi un attimo sapere nei commenti, perché se no avvicino il microfono, appunto. Perfetto, si sente bene, ottimo. Vedo che c'è David, c'è Ale, che bene, fantastico. Viva l'iPhone 13 Pro, mega giga, bla bla bla, 2K per fare sta cosa. Scherzo, in realtà è un terminale più che ottimo. Intanto vi dico di prendervi, l'audio è buono ma il quadro è storto, in realtà non è storto il quadro, è storto il telefono, ma non importa, lo lasciamo distorto, se vuoi provo a raddrizzartelo, o è storto il muro, non lo so, boh chissà. E vedo che c'è anche Johnny, c'è Matteo, bene, poi vi rispondo a tutte le domande così. Prima di tutto, prima di cominciare, vi ricordo che una birretta vi fa solo bene, di mettervi un po' con calma. Io questa sera mi bevo questa birra super divertentissima che si chiama El Capriccio. Non so, che mi hanno regalato questa bella birra, quindi viva e poi cominciamo. Tra l'altro ha un gusto assurdo, cioè tipo di caramello salato e caffè, e boh, ma è birra, incredibile. Bene. Allora, si comincia. Di che parliamo questa sera? Questa sera parliamo di strategie, anzi, tre cose diverse. Uno, strategie per affrontare questo momento, che è un momento di calo per la maggior parte degli e-commerce, ma soprattutto per il retail. È un momento di crisi, inizio di crisi, ed è un momento dove tante persone cominciano a farsi delle domande dal punto di vista degli investimenti online, ok? Secondo punto, voglio raccontarvi un caso studio molto figo a livello musicale, ok? Quindi in realtà ci sarà a divertirsi. Parleremo di un signore che si chiama Liberato, che forse è un signore, un gruppo, un'entità che si chiama Liberato. E poi l'ultimo punto che vi voglio raccontare è quello di un case study, o meglio di una situazione in cui mi sono trovato l'altro giorno facendo un po' di ricerche su quello che sta succedendo negli Stati Uniti. E parleremo di una rete di punti, possiamo dire, di punti vendita molto molto grande, probabilmente la più profittevole degli Stati Uniti, se non ricordo male ha un 30% di margine lordo, che è un numero enorme per la GDO negli Stati Uniti, e parleremo di una strategia che loro stanno utilizzando a livello di influencer marketing veramente veramente interessante. Partiamo
visto che ormai sono le 21.04 e il mio botto dovrebbe essere partito, partiamo da che cosa? Partiamo dalle strategie per i momenti di crescita. Allora, facciamo una piccola situazione. Allora, in questo momento ci sono dei problemi oggettivi. Problema oggettivo numero uno, l'inflazione. Le cose al supermercato, il cibo costa di più. La benzina costa di più. Tutto costa di più. Più o meno su una spesa di 100 euro avete un 10 euro in più da metterci. 15 euro in più se vi va bene. A volte anche 20 o 25. Questo è un problema. Ed è un problema perché... perché molte persone, quando si trovano davanti a questa situazione, cosa fanno? Smettono di spendere o comunque cercano di contenere le spese per due motivi. Numero uno, ok? Motivo numero uno, non ce li hanno i soldi da spendere in più, e per motivo numero due, chi se li ha, ha paura di spendere. Quindi abbiamo questa situazione qui. Più abbiamo una situazione dovuta a Europa come continente, che è fondamentalmente in una situazione di, possiamo dire, dubbio, di incertezza enorme, e quindi da una parte abbiamo la guerra, dall'altra parte abbiamo l'inflazione. Poi, oltre a tutto questo, stiamo parlando per molti business di una bassissima stagione, e quindi questo ovviamente accentua la bassa stagione. Quindi fondamentalmente noi dal 16-17 di febbraio del mese scorso abbiamo avuto sulla una buona parte degli e-commerce che stiamo seguendo, non tutti, ok, un calo fisiologico, un calo anche abbastanza drastico. Ci sono alcuni siti che hanno perso più o meno il 50% del traffico organico. A quel punto il cliente dice: ehi fra, ma che cazzo, che facciamo? È colpa dell'advertising? Amico, no. È colpa di internet? Amico, no. Di che, chi è la colpa? La colpa non è di nessuno, nel senso dell'ambiente. Allora, al posto di cercare il colpevole, amico mio, cerchiamo una soluzione insieme. Cerchiamo di lavorare insieme per intanto stringere i denti e dopo costruire qualcosa in futuro che ti permetta di essere un pochettino più, possiamo dire... non so, profittevole, diciamo così, e ti permetta in periodi buoni di immagazzinare abbastanza guadagno da poter, diciamo, superare anche i periodi meno buoni in modo eccellente. A questo punto il cliente poco serio dice: no fra, devo continuare a fare come ho sempre fatto. Il cliente un po' più serio invece dice: ok, proviamoci. Poi ci sono ovviamente dei casi in cui qualsiasi strategia non può funzionare perché ci sono dei problemi di modello di business. Facciamo un esempio: modelli di business in cui la marginalità è molto bassa, non si possono fare grandissimi investimenti anche di lungo periodo, e lo stesso anche quando ti va bene, non è che margini più di tanto. Ma ci sono tanti altri casi in cui si possono fare delle azioni. E la cosa bella è che i social network ci aiutano a fare questa cosa, e questa cosa si chiama investimento in brand, in costruzione di valore che nel lungo periodo possiamo andare a giocarci. Perché? Perché nel momento in cui una persona deve scegliere un prodotto si ricorderà di noi. Allora, come si fa allora a questo punto a spiegare ai clienti che le cose stanno andando male, e già questo lo sanno, ma che possono andare meglio? Andiamo a valutare alcuni dati. Ok, dato numero uno, andiamo a vedere se il calo di traffico è dovuto ai social, quindi è colpa di Facebook, non funziona più un cazzo, è Facebook che non va, oppure è una situazione generale. Allora a quel punto entriamo su Google Analytics, che è il nostro migliore amico in queste situazioni qui, e andiamo a vedere se c'è un calo anche in altri punti. A quel punto si dice al cliente: guarda, abbiamo avuto un calo anche a livello organico, probabilmente c'è meno richiesta sia del tuo brand sia di quello che sono le parole chiave di riferimento. Cosa devi fare tu? Fai così: tagliamo l'investimento in advertising, una parte, un 20, 30, 50%, e cominciamo a mettere dei soldi che tu comunque avevi già stanziato, perché il budget l'hai fatto prima,
quindi sull'anno scorso, quindi hai già nel tuo modello di business un'idea di quanti soldi potrei investire questo mese, mettiamo questo mese, questi soldi da un'altra parte. E quindi dove li mettiamo? Li mettiamo nella SEO, nell'ottimizzazione del sito, nell'alzare il tasso di conversione, nel fare in modo che effettivamente quando ripartirà il sistema saremo noi pronti a vincere e a cavalcare questa nuova onda. A quel punto possiamo anche cominciare a lavorare, per esempio, sulla pagina prodotto. Possiamo cominciare a lavorare, non costa niente lavorare sulle pagine prodotto, meglio, vabbè, vi costa la manutenzione del sito, l'ottimizzazione del sito, quello che volete, vi costa qualche ora di consulenza con qualcuno di bravo. Ne stiamo facendo un numero spropositato di consulenze di questo genere. Ma fondamentalmente cosa si fa? Cominciamo a guardare la pagina prodotto e alziamo e proviamo ad alzare il tasso di conversione con dei test. Bello. Poi cominciamo a guardare la home page, le pagine di categoria, i singoli prodotti, le descrizioni dei prodotti, andiamo a guardare per esempio la struttura della pagina prodotto, andiamo a vedere il checkout, andiamo a vedere la velocità del sito, andiamo a vedere tutto quello che ci serve per avere una macchina che funzioni bene. Quando tu hai una macchina che funzioni bene, hai anche una macchina che funziona bene, hai anche una macchina che è pronta per fare un po' di SEO fatta come si deve. Nel senso che, ovviamente, quando lavoriamo bene, ok, lavoriamo su quello che anche Google apprezza, quindi avere un sito che performa. Cosa si fa a quel punto? Abbiamo tantissime agenzie SEO molto brave in Italia, alcune molto molto brave, alcune brave, alcune che si spacciano per tali, come in tutto il mondo, per dei servizi. Andiamo intanto a cominciare a studiare un po' di SEO in modo da capire quello che succede e poi cominciamo a scrivere dei contenuti. E questi contenuti come andiamo a scriverli? Studiando i nostri utenti. Questa roba è gratis. Internet è gratis. Allora vi mettete lì, voi cari amici degli uffici marketing, voi piccoli imprenditori, e studiate i bisogni dei vostri clienti. E allora vi studiate quello che succede e cominciate a fare dei contenuti. E dove li mettiamo questi contenuti? Solo sul blog? Ma no, ma non li mettiamo solo sul blog, perché non serve metterli solo sul blog. Ok? Bene. Dove andiamo a mettere questi contenuti? Ma una volta che abbiamo capito la necessità del nostro cliente, andiamo a sfruttare quelli che sono i mezzi gratuiti. Quali possono essere questi mezzi gratuiti, incredibili, mega, super fichissimi, super difficili, super segreti? Ma magicamente i posti dove le persone sono. E quali sono questi magnifici posti? Ovviamente i social network. E allora a questo punto, al posto di buttare 10.000 euro in ADV, mettiamo 10.000 euro, mettiamo neanche 2.000 per comprare un iPhone, un cavalletto, due luci, ok? E cominciamo a fare contenuti video. Ma io non ho nessuno nell'ufficio che mi fa sta roba. Va bene, allora pagherai dei creator per fare quello che tu non sai fare. Paghi una persona per fare quello che non sai fare tu. Ma è difficile trovarla. Va bene, sarà anche difficile trovarla, amico mio. Ma se non lo fai tu, lo farà qualcun altro. Ma io non so come si fanno queste cose. Va bene, nessun problema, neanche io lo sapevo. Eppure mi sono messo a cercare, ho guardato cosa fanno gli altri, quello che mi sembra interessante, magari interessante anche per i miei clienti, e provo a ripeterlo. E avanti così. E allora magicamente abbiamo il nostro bel il nostro bel articolo SEO costruito sulle necessità dei nostri clienti, più il nostro bel video YouTube che parla della stessa cosa, ok? E poi abbiamo anche magari delle storie in cui si parla di questo o dei reels in cui si parla degli stessi problemi o dei benefici del nostro prodotto, o dei benefici per i clienti, o le soluzioni ai problemi dei clienti, o quello che alle persone interessa sulla situazione, sul nostro prodotto. E andiamo avanti, un po' alla volta, con calma. Sì, ma fra, io ieri ero abituato a mettere 100 euro e incassarne 200. Amico mio, non è più così, non è colpa mia. È il mercato che va così. Io posso fare in modo di fartene incassare il più possibile, ma se il più possibile è 110,
gli altri 90 li dovremmo trovare da un'altra parte, no? Ma sai che forse hai ragione? Sì, però io non lo so fare. E vabbè, allora lo facciamo insieme. E allora noi, che siamo i loro consulenti advertising, cominciamo a dirgli, o consulenti di crescita, o l'agenzia, o chiamatela come volete, ok? Cominciamo a costruire insieme una strategia, ok? Bene, adesso vi racconto un case. Tra l'altro Bombanni me ne ha già, vedo qua nei commenti, me ne ha già spoilerata una parte. Vi racconto un caso studio. C'è un nostro cliente che vende un prodotto beauty di fascia alta. Parliamo di uno scontrino medio, mi pare il mese scorso, fosse 126 euro. Ok? Quello di cui vi ho messo, insomma, poco fa il, insomma, lo screenshot. Cosa succede? Questo è un prodotto beauty. Nel mondo beauty ci sono centinaia, per non dire migliaia di brand, che ogni giorno nascono, non quelli già esistenti, nascono brand nuovi, che vogliono andarsi a portare a casa lo stesso target, cioè le donne over 35, alto spendenti, che ci tengono al loro benessere personale, fisico, bla bla bla, e soprattutto alla loro bellezza del viso. E magicamente però la maggior parte di questi nascono e muoiono. Perché? Perché non hanno capito niente. Perché vogliono tutti andare a prendere le stesse, invece no. Cosa ha fatto il nostro cliente? Su cosa stiamo lavorando insieme a questo cliente da un anno e mezzo e adesso se ne vedono i risultati veramente tanto? Abbiamo cominciato a distribuire gli investimenti tra le varie fonti. Quindi il cliente fa dei video continuamente su Instagram e soprattutto fa dei video continuamente su YouTube. Video che hanno 2, 3, 4, 5 mila view, 15 mila view. Non video che vanno ipervirali, però vanno continuamente e va a posizionarsi su singole keyword che ci interessano. Poi facciamo degli ottimi articoli di blog sulle stesse keyword che ci interessano, articoli ben studiati, lavoriamo un pochettino di PR in modo da avere un po' di link in entrata e comunque a far conoscere il nostro brand anche al di fuori. Dopodiché lavoriamo con Facebook e con Google per fare due azioni, uno di vendita ovviamente e due di lead generation. Perché? Perché in periodi come questi, se abbiamo bisogno di spintarelle, possiamo usare che cosa? Le email. Come usiamo le email? Ve l'ho già spiegato mille volte, c'è una lezione, anzi due lezioni in realtà dentro il Facebook Ads Pro. Comunque fondamentalmente noi lavoriamo in acquisizione su queste email, quindi continuamente tutto il target che entra nel nostro sito vedrà delle inserzioni che magari gli spendono 3 euro al giorno, non 3.000, che dicono: ehi, se entrate nel nostro sito iscriviti alla newsletter, oppure ehi, se entrate nel nostro sito lasciaci i tuoi dati per un motivo qualsiasi. E intanto costruisco il database, poi quando ho il database so che quando mi serve do l'accelerata, mando una mail specifica, anche senza sconti, ma una mail fatta come si deve, magari di vendita, e lì aumento il fatturato. Poi cosa faccio? Poi quello che sta funzionando molto bene sono i quiz. Mettiamo in home page un bel quiz, testiamo con del traffico freddo questo quiz e vediamo la qualità del lead che arriva. Ottimizziamo questo quiz, portiamo le persone da unaware del problema ad aware del problema, e successivamente, dopo essere consapevoli del problema, gli diamo anche la soluzione alla fine del quiz. Segmentiamo gli utenti in base alle loro risposte e gli diamo il prodotto giusto per loro. Intanto abbiamo il lead che finisce nella lista di prima. Dopodiché, cosa abbiamo oltre al lead che finisce nella lista di prima? La possibilità di contattare questi utenti. Li possiamo segmentare con eventi specifici del pixel, possiamo fare delle azioni di ottimizzazione continua del nostro quiz. E anche là, un po' alla volta, cresce la lista. I quiz li potete fare con Typeform, li potete fare con Octane AI, potete farli come vi pare, non cambia assolutamente niente. L'importante è che voi cominciate a usare in ottica di strategia, di lungo periodo. Poi, intanto, fate campagne di vendita. Tu hai fatto il quiz, è arrivato alla fine, non hai comprato, ti faccio un bel po' di remarketing e prima o poi comprano. E poi butto dentro l'altro traffico nel sito, che poi mi entra nel sito, che forse mi lascia la lead, oppure comunque in qualche modo mi vede le schede prodotto, che poi il remarketing dinamico vado a prendere.
poi faccio le display su YouTube, su Google, poi uso le search sulle le DSA, che sono queste campagne Google, su articoli. Poi posso fare azioni, insomma, ragazzi, come avete capito, ci sono tante cose che mandano tutte quante, unendosi una all'altra nel nostro sito. Dopodiché, cliente, non sai ancora se comprare questo prodotto magnifico? Vabbè, ci sta. Ma guarda te, io, siccome sono buono, ti do anche la possibilità di fare due chiacchiere con me. E allora ti prenoti una consulenza gratuita o addirittura una consulenza a pagamento. Entri lì e la nostra consulente ti dice: ehi, ma guarda che forse te qua c'hai un problema, dovresti cominciare con questo, puoi fare questo, puoi fare questo. E magicamente lo scontrino medio si alza e magicamente poi tutto torna su. Bene, nonostante il periodo di crisi, stiamo crescendo dell'80% sull'anno scorso. Questo perché? Perché continuamente, al posto di pensare a metto un euro oggi, tiro 2 euro oggi, comincio a pensare a domani, a dopodomani, a costruire qualcosa che si chiama brand. È necessario per i piccolissimi brand? Forse no. Per le piccole aziende? No, forse. Ma è l'unica cosa che vi salva in momenti come questo. Perché il mercato, e qua chiudo questa parte, poi passiamo a Liberato e ai supermercati. Il mercato in questo momento sta andando inesorabilmente verso un punto. E quel punto è il punto in cui chi si è svegliato prima vincerà, chi si sveglia dopo farà tanta fatica. Quindi chi 3 anni fa ha cominciato a spendere con CPM a 1 euro e ha speso bene, quest'anno ci fa un sacco di soldi. Chi invece ha cominciato adesso perché prima non ci credeva, si farà il culo e pagherà di più di prima. È giusto? È sbagliato? È equo. Nel mondo reale, nel mondo attuale, chi si sveglia prima arriva. E quando io, Francesco, nel 2018 vi dicevo, 2019, ragazzi, avanti con i soldi su Facebook. No, no, ma Facebook è una roba da ragazzini. Boh, ecco, se li aveste messi adesso sarebbe diverso. In ogni caso, al di là del fatto che l'avevo detto che non va niente, rendetevi conto di questo. Quindi stiamo andando in un mondo, stiamo andando verso un periodo in cui sarà sempre più difficile emergere. Chi riuscirà a emergere sarà chi riuscirà a mixare tutte le varie fonti di traffico. Quindi quello che io nei prossimi mesi ho intenzione di raccontarvi sarà sempre di più l'integrazione tra le fonti di traffico, perché Facebook è uno strumento fenomenale per portare del traffico di qualità nel sito, ma a differenza di 2 anni fa non è detto che sia conveniente portare traffico che converte subito. Noi però possiamo usare questa cosa per allargare tantissimo la nostra base utenza. E di conseguenza, allargando la base utenza, creiamo una barriera rispetto agli altri, perché se vedono me, non vedono il mio competitor. E se mi vedono nel modo giusto, si ricorderanno di me, e quando avranno bisogno di me, del servizio che do io, del prodotto che do io, verranno da chi? Da me. Come si fa questa cosa? Con Facebook, con Google, con le mail, con tutto quello che serve, e si fa tutto intorno. È facile? No, servono agenzie con i controcoglioni? Passatemi il termine tecnico. Sì, ci lavora giorno e notte? Certo, quello che facciamo avrà sicuramente risultati? No, ma se non lo facciamo avremo un unico risultato. Qualcun altro lo farà e ci porterà via i nostri clienti. Finito, finito. Quindi la strategia è questa: prendi tutte le fonti di traffico, ragiona su quello che è la necessità del tuo cliente, costruisci in base alle fonti di traffico un mix che permetta di portare tanti utenti nuovi, riprendere gli utenti che hai già e fare in modo di costruirti un database ordinato e fatto bene, e poi ti porti a casa quello che vuoi. Vogliamo aggiungerci un altro pezzettino? Parliamo di influencer. Ok? Allora, ho fatto un paio di call questa settimana qua con agenzie che gestiscono influencer, alcune anche molto forti. E ancora siamo fermi, nella maggior parte dei casi, al concetto di influencer come persona con tanti follower. In realtà, nel 2022, l'influencer è una persona che ha influenza. Ha molto più influenza un mio click, cioè un mio link su una bio, su una storia, che quello di mille mila ragazzini che ci provano. Perché? Perché porto più click e sono di qualità più alta. Io sono un influencer? Io non sono un influencer, io sono una persona un po' famosa in una piccola nicchia. Ma il punto è questo:
Gli influencer servono nelle nostre strategie? Assolutamente sì! E ci servono in due modi. Sono influencer mass market? Bene, li usiamo come le campagne di notorietà su Facebook, come le campagne reach, interazioni su Facebook. Compriamo dello spazio che loro si mettono a disposizione. Spazio che altri non possono comprare. L'influencer ci darà una conversione, un valore di conversione reale? Avremo un ritorno dell'investimento? Nel breve periodo? Probabilmente no. Ma se lavoreremo bene su quel tipo di utenza che è entrata da quel tipo di influencer, faremo una buona azione, riusciremo ad avere conversioni nel tempo? Assolutamente sì. C'è un nostro cliente che l'anno scorso con una sola influencer ha fatto più di 200.000 euro di fatturato. Una influencer, 200.000 di fatturato, per dire. Perché? Perché questa utente, questa influencer manda del traffico che convertirà quando vuole lei, si lavora molto bene sul remarketing, costruiamo un database fatto bene di utenti profilati, quando al momento si scarica tutto, ok? Per esempio. E non mi sembra una roba così difficile da fare, ok? Altro modo per utilizzare bene gli influencer è quello di sfruttare queste persone per quello che qui sono bravi a fare, cioè creare contenuti. Quindi, siccome il CTR di un video in cui c'è una persona come me, ciao, io sono una persona che parla, ok? E dice una cosa, è molto più alto rispetto al CTR di un video qualsiasi, usate queste persone per farvi fare dei video che raccontino il vostro prodotto. Quelli che si chiamano User Generated Content, UGC. Si possono fare in vari modi. Vi avevamo messo sul blog di Loop un caso studio anche i giorni scorsi. Ma non è questo il punto. Il punto è, fatevi creare i contenuti, usate quei contenuti per fare advertising. E vedrete che quando un'altra persona parla di voi, è molto meglio rispetto a quando voi parlate di voi stessi. Perché le automarchette non piacciono a nessuno, la pubblicità fa cagare, ragazzi. A nessuno piace la pubblicità, tranne i marketer. Quindi, cosa si fa? Si prendono queste persone e si inseriscono nelle nostre campagne. Lo stiamo facendo? Sì, con tantissimi brand. Sta funzionando? Sì, a manetta. Costa? Sì, un po'. Vuoi un influencer grosso? Gli dai anche 2.000 per una storia, 5.000 per una storia. Ma che se con 5, con una storia, lui mi colpisce 500.000 di persone in target, mi porta 30.000 click in target, fatti bene, filtrati dalla persona, con un video fatto come si deve, eccetera, va bene, piuttosto che buttare 5.000 euro in ADV, li metto lì, investo per il mio futuro. Questo fa un imprenditore. È difficile farlo capire? Ma certo che è difficile. Dobbiamo farlo? Sì. E la cosa bella è che si può fare anche a livello locale. Prendete, siete un panificio del paese? Ma chiamate il sindaco. Vieni a trovarvi il sindaco del paese e gli dici, oh, ma guarda, cosa dici del nostro? Sindaco, cosa dici del pane? Ah, è buono. Perfetto, video del sindaco. Posso mettere il video sui social? Oh, sì, mettilo. Che mi vedono i miei concittadini. Perfetto, bingo. Persona autorevole, insieme al nostro brand, finito. Oppure siamo una lavanderia, anzi siamo una parrucchiera, abbiamo le clienti. Ma allora, hai fatto il taglio? Bene, posso farti una foto a mettere sui social per piacere? Certo, assolutamente, mi piacerebbe. Boom, e avanti. Quindi insomma, capite che non è che servono grandi cose, serve grande ragionamento, ragazzi. La differenza sta tutta lì. Sfruttare la testa quando non si hanno soldi. Chi lo fa ottiene risultati, gli altri sono là a rompere i coglioni perché non hanno due soldi in più e perché non va niente, e la crisi e questo e il governo e Draghi e questo e che altro e quello che volete. Sono tutte cose che possiamo controllare, queste no. Cosa possiamo controllare noi? Quello che noi pensiamo e quello che noi facciamo. È la stessa roba che io ho detto a inizio 2020, quando c'era il primo lockdown. Qualcuno dal primo lockdown è emerso vincitore, chi era? Quelli che hanno fatto quello che gli altri non facevano. Bene, cominciamo a fare questo e smettiamo di lamentarci. Perfetto, vedo che tanto Bombagni, che tanto è un bel brand, devo dire, sta lavorando molto bene, ragazzi, mi dice, noi usiamo anche dei video di clienti ambassador reali, fatti anche maluccio, che convertono da Dio e creano connessione ed empatia per il brand. Esatto,
Perfetto. Tra l'altro devo ringraziare Gabriele Palazzolo che mi ha acquistato un badge, figata. Hai anche il cuoricino di fianco, Gabri. Grazie mille. Se posso dare un consiglio per chi lavora a livello locale e non può permettersi di utilizzare l'influencer, utilizzare i giornali locali online. Danno autorevolezza e visibilità. Ecco un altro consiglio fighissimo. Quanto vi costa una pagina sul MIC? Ma vi costerà 200 euro. O forse ve la fanno anche gratis. Ma fatela! La parrucchiera, bla bla, lancia il nuovo servizio, bla bla bla. Fatto! Quanto costa? Zero? Quanto vi costa un ufficio PR bravo? Ma 3.000 euro al mese, 5.000 euro al mese. Siete un brand, ma mettetevi questi soldi! Se no li mette qualcun altro. Nello spazio che volevate voi, se lo prende qualcun altro. E se lo prende qualcun altro, non ce l'avete voi. Loro guadagnano, forse. Voi sicuramente non guadagnate. Passiamo al secondo argomento della serata. Liberato. Liberato, conoscete Liberato, forse, no? Un collettivo, cantante, qualcosa napoletano. Il quale non fa musica da un po'. Cosa succede a Liberato un mesetto fa? Un po' di più. Un ragazzo, con tale, mi pare, Gabriele Esposito, se non ricordo male, fa una cover di un pezzo di Liberato, ok? Non chiedetemi di dirlo come si pronuncia, ma un pezzo di Liberato, se anche su Spotify vedete subito qual è. Fa una cover, questa cover va virale su TikTok e va virale sui Reels. Cosa succede a Liberato? Magicamente quel pezzo comincia a spingere, ma tanto forte. Per farvi capire, ha fatto 10 milioni di ascolti in un mese. Questo per dirvi che cosa? Che a volte il caso già aiuta, ma chi lo sa sfruttare meglio. Perché cosa hanno fatto? Hanno preso quel pezzo, l'hanno leggermente rallentato, l'hanno caricato sulle stories e da lì hanno lanciato un trend sulle storie. Qual è il trend sulle storie, sui Reels, scusatemi, e su TikTok? Cosa hanno fatto? Semplicemente, cosa fanno? Hanno preso quello e l'hanno messo nella storia con, che cosa? Un'inquadratura di Napoli dall'alto, di una città dall'alto, del tramonto, eccetera. Cosa è successo a Liberato? Niente, semplicemente c'è un sacco di hype, ma tanto, tanto, tanto hype. Perché ovviamente quando una cosa va virale, va più forte. Bene, l'altro giorno annuncia la data a Milano e quei pochi biglietti che c'erano ancora andati. Quindi, questo per dirvi cosa, tenete d'occhio anche su cosa succede a livello mainstream di musica, di social, perché con poco si può fare tantissimo e loro l'hanno semplicemente fatto. Questa era una storiella che mi è piaciuta perché me ne sono accorto l'altro giorno dicendo oh, ma aspetta che vado a sentirmi Liberato, vedo questo pezzo che non era tra i migliori o tra i più famosi, era in cima, ho detto, ma che succede? E niente, è successo questo. Bevo un po' di birra e poi vi racconto l'ultimo pezzo. Ok, allora, questa birra e il caffè poi, wow. Ultimo pezzo, ultimo racconto. Siamo negli Stati Uniti, ci sono grandi catene. Walmart, Costco, e ce n'è una più piccola, si chiama tipo Dollar qualcosa. Tanto ciao Asia, saluto mia moglie che è a casa, mentre io sono in ufficio. Allora, cosa succede? Succede che questa catena vende, è un tutto un euro, praticamente, e però alla fine dei conti è una delle catene più grandi. Perché? Perché usa tre strategie di marketing fighissime. Uno, distribuzione in luoghi in cui gli altri non ci sono. Non va a mettersi nelle città ipercostose, va a mettersi dove ci sono le popolazioni mediamente più povere d'America. Due, scarsità totale. I prodotti che ci sono oggi, domani non ci sono. Perché? Perché ce ne sono pochi e arrivano in modo completamente casuale. E perché è casuale? Perché così tu hai l'urgenza di comprare. Tu entri, ti piace sta roba? Bingo! Comprala ora, perché altrimenti non c'è più. Bene, è già lì, genialata, ci fai una botta di soldi così. E soprattutto riempi i carrelli, perché? Perché siccome i prodotti costano meno di un euro, esattamente come succede quando vai da Ikea, il famoso Ikea Effect, ok? Quando vai dentro in questi posti, carichi il carrello, perché un euro, un euro, un euro, hai l'idea di controllare la spesa, in realtà non la controlli. Perfetto.
Arriviamo a quel punto in cui si dice, cazzo, è una macchina che funziona veramente forte. Vogliono spingere il marketing, ma non hanno budget marketing, perché voi immaginatevi, Walmart è 50 volte più grande. Ma Walmart ha anche la possibilità di fare investimenti enormi. Quindi, di conseguenza, noi piccoli cosa dobbiamo fare? Dobbiamo usare la testa. Cosa succede? Cominciano a lavorare con micro influencer, mid influencer, cose, non so, gente che ha tanti follower, se fosse in Italia, ma in US no. So, utenti con 50.000, 100.000, 200.000 iscritti su YouTube, ma anche utenti più piccolini. Li portano nei supermercati. E c'è un video fichissimo, che ho beccato, poi se qualcuno di voi lo vuole può scrivermi, in cui c'è una signora che entra da Walmart, da Dollar, come si chiama? Dollar Meal, mi pare si chiami, e entra in questo supermercato e si gira tutto il supermercato con una videocamera, ma con un telefono, a far vedere le novità della settimana da questo supermercato qui. Cosa succede? Questo video nel giro di 24 ore ha fatto 80.000 visualizzazioni con 3.400 commenti, una cosa del genere, ok? Persone esattamente in target che sono state lì a guardarsi un'ora di video per vedere se c'era il nuovo piatto blu e si sono guardate un'ora di video e questo è uno spot pazzesco perché tu li hai portati dentro il negozio a vedere cosa c'è. Non li hai portati fuori, non hai fatto le cose in grandioso, vieni da Dollar, bababà, perché siamo i più fighi, perché la convenienza... No, 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 ti porto dentro e ti faccio vedere cosa c'è dentro, ok? Che vantaggio hai in questo modo qua? Uno, è molto costa poco, perché il costo di realizzazione di una cosa del genere è zero. Una persona che gira un'ora nel supermercato. Due, è scalabile, puoi prendere tutte le influencer che vuoi del mondo, perché tanto tutte le micro influencer locali che parlano a quel target, immaginatevi la tipica signora afroamericana, la big mamma o la signora non so, ispanica che vive nel quartiere un po' più povero, che però va in chiesa, ok, quindi è una persona un po' comunque conosciuta, tutte queste sono influencer. Questa cosa poi genera emulazione, perché più lo fanno, più lo faranno. E quindi alla fine porterete un sacco di gente perché avrà visto quel bellissimo piatto blu e avrà paura di non trovarlo mai più e entrerà lì dentro. Strategia di marketing, bomba, low cost, funziona benissimo. Prima di rispondere alle vostre domande, vi do un altro spunto. Guardate cosa sta facendo Lidl con i gruppi. E andate a vedere se da Lidl trovate una cucinetta in legno o un silver crest, un bimbi della Lidl, non lo troverete mai. Ci sono persone nei gruppi Facebook che studiano algoritmicamente quando dovrebbe tornare quel prodotto per appostarsi di fuori col carrello e portare a casa tutto, perché la cucinetta da 55 euro a mia figlia non può mancare. Tutto questo è esattamente quello che vi ho appena spiegato, però fatto da Lidl. Usano le community per fare in modo che le persone parlino, e quando arriva il momento, semplicemente fanno il jackpot. Dri, 777. Quando tu cominci a vendere prodotti di questo genere, alzi il carrello medio, alzando il carrello medio, si alza la tua marginalità, perché una delle leve è sempre quanti soldi faccio per utente che entra nel mio punto vendita. Più ne faccio, più soldi faccio alla fine, perché spalmo di più i miei costi fissi. Bene, ragazzi, siete in 123, mi aspetto un sacco di domande adesso, ho ancora un po' di tempo per voi. Allora, torno indietro. Lead form per attività locale, come portare clienti più in target, capendo intanto se li puoi portare, e se non li puoi portare, come ti ho già detto, tra l'altro in privato, niente, devi provare a ottimizzare il form, ottimizzare il resto, ma... Se il tuo cliente non è riconosciuto, non è riconoscibile, non è bravo a chiuderli, non ci puoi fare niente. Poi, i clienti quando vengono chiamati non rispondono, vabbè, pazienza, tu fai gli aumenti la visibilità, non fai altro. Rambomania, bello sto nome utente, mi scrive, che ne pensi degli spot su Spotify? Ma io sono molto molto contento.
Sono molto favorevole, ovviamente sono campagne di alto funnel, sono campagne molto interessanti. Bravo chi riesce ad attivare tramite gli spot. Li abbiamo testati per il nostro cliente a Roma, sono andati molto molto bene. Devo dire che mi piacciono. A differenza di quello che invece succede su Sky o sul programmatic o su altre parti, che invece ancora non mi convince tanto. O meglio, va bene se sai Adidas, non sai più che spazio comprare, compri anche quello. Ok? Ti piace Air Up, quel brand che fa le borracce con i pod che ti fanno sembrare di bere acqua dal sapore diverso. Mi è piaciuto molto come si presentano. Mi chiedevo se l'hai visto e cosa ne penso. Allora, questo Air Up è un copycat, qui la copia di un altro brand che si chiama Water Drop, se non ricordo male. Tra l'altro, Water Drop è anche molto più grosso, se non ricordo male. È un business molto interessante. Hanno, secondo me, un limite sul rendere le persone, cioè uno lo prova anche volentieri. Ma poi voglio vedere quante volte lo ricomprano, ricomprano, ricomprano nel tempo, perché è una bella figata, ma fin là. Però se ce l'ha fatta SodaStream, probabilmente ce la possono fare anche loro. Molto molto interessante, un bel esempio. Bravi. Quale tool per te su Shopify? Dipende da cosa devi testare. Puoi testare quello che vuoi, quindi dipende da quello che devi testare. Per fare ads per terzi, io devo farli dal loro BM. Anche se mi hanno messo come amministratore, beh, allora, Matteo, ho già spiegato. Uno, compra Facebook Start, 67 euro e risolvi tutti questi dubbi. Tu sei un professionista, ti crei il tuo BM, loro hanno il loro BM, tu prendi il tuo, fai la partnership dal tuo al loro BM, ok? Perfetto, e gestisci le ad. Questo perché? Perché non sei dentro l'azienda, non sei admin, quindi sei molto più tutelato, e però puoi fare le tue belle campagne in modo molto più serio e tranquillamente. Chiaro, il sotterfugio è fare come vuoi, come fai tu, ma non è quello che dice Facebook. Facebook dice che se tu sei un altro business o non sei dipendente, devi gestire le cose da fuori. E in questo modo tuteli tu e tuteli loro, perché se gli bannano il DM, tu sei tranquillo. E non bannano anche te, magari. Se bannano te, loro sono tranquilli. Quindi, tutelarsi. Un canale YouTube interessante che parli di strategia marketing, meno tecnico e più alto. Guarda, Paolo, non mi viene il nome. Si chiama tipo MBA qualcosa. E se mi scrivi dopo, te lo mando, perché ne ho diversi. Ma uno è molto, molto, molto figo. Cosa usare per fare i quiz? Te l'ho detto prima. Typeform. Le campagne Messenger sono state definitivamente eliminate in Europa, più o meno, nel senso che non puoi farle come prima. Poi, quale tool per i sondaggi in home page? Puoi usare Octane, octane.ai, molto molto efficace, devo dire. I quiz con Octane vanno molto bene. Costa 100 euro al mese, però spacca, spacca parecchio. Bene, vediamo qua se c'è un'altra domanda. Cosa ne pensi di Lucchiero? Non conosco Lucchiero, mi dispiace, non so cosa sia. O meglio, il nome non mi è nuovo, ma non mi ricordo cos'è. Quindi dovrebbero migliorare il branding, probabilmente. Aspettiamo, vediamo se c'è qualche altra domanda. Ok. Vabbè, anche Gorillas e Deliveroo stanno usando bene gli influencer. Direi anche grazie perché obiettivamente ci stanno scornando qui a Milano soprattutto. Ok. Conosce le piattaforme di advertising di Sky? Come ho detto, bla, bla, non mi piace tanto. Perché comunque compri impression di qualità relativa. Ads per Pasqua sono come le ad qualsiasi per qualsiasi evento, non c'è problema. Cioè le fai esattamente come in qualsiasi altra casa, in qualsiasi altro caso. Intanto che aspetto. Oh, eccoli qua. Bene, bene, bene. Per acquisire nuovi lead per le nostre agency, consideresti un budget di 1500 euro?
Io sono dell'idea che potete fare dei case study, farli girare localmente e trovare dei clienti così. Non è che devi dividerlo, usi quello anche tutto in tofu. Alzi la frequenza, fai già le marketing. E per proporsi un'attività locale, curare la loro parte online, serve obbligatoriamente la proprietà IVA? Beh, sì, Peppe, direi di sì. Ti tuteli tu, tuteli loro, fatturano, scaricano i costi, direi di sì. Quanto costa aprire una proprietà IVA? 200 euro? Quante tasse paghi? Molto poche. Se non fatturi zero, paghi le tasse, quindi tranquillo. Cliente locale vuole risultato e guarda il breve periodo. Che faccio? Solo campagna conversione? No, gli spieghi che non funziona così. Basta. E glielo spieghi come l'ho spiegato io, con calma, dicendogli guarda che la gente, non è che se ti vede oggi compra oggi. Tanto deve prendere la macchina per venire da te. E ogni volta che accende la macchina gli partono 2 euro. Intanto. Ci fai i conti. Quindi fatti vedere. Quando avranno bisogno di te, vengono da te. Ma io non voglio buttare 100 euro così per sperare. E non sta a buttarli. Non buttarli, li butta qualcun altro. Non è un problema tuo. Quanto erano belle le campagne di Campari? Ah no, di Campbell credo. Queste qua. Questa roba qua l'ha fatta Andy Warhol, cioè non proprio questa, la versione originale, quindi insomma. Per un e-commerce di ferramenta con molti prodotti, useresti ad con cataloghi? Ma sicuramente sì. Testa, ma può aver senso. Consiglieresti qualche esperto SEO da seguire? Allora, io vi dico, in Italia, su YouTube ci sono i fratelli Giannicchi, si chiama Webhero, la loro agenzia di Roma, sono nostri partner, sono molto bravi. Poi c'è sicuramente Amin El Fadil, che è un ragazzo, credo egiziano di origine, molto molto bravo. Parla poco, ma è molto molto bravo. E Fattoretto, la sua agenzia è una delle più riconosciute in Italia. Marco Maltraversi, se non ricordo si chiama, quello che organizza il Marketing Business Summit a Milano, molto bravo. Poi boh, io ho studiato SEO dagli americani, ragazzi, quindi Ryan Dice e compagnia bella, ma tanto, tanti anni fa, poi non è il mio mestiere, quindi non so dire. Poi contenuti video per e-commerce parlati o con musica e se parlati racconto prodotto, intimo costumi. Dipende che tipo di intimo è. Diciamo che se parlati è meglio, se ne raccontano è meglio, ma anche non indossato, c'è proprio guarda questo, c'è questa funzione, questo colore, questa cosa. Ok? E se fai qualche altro giro a Cesena avvisa, sì. Quando vengo a Cesena? Boh, penso a maggio. Penso a maggio. Ok. Altri performano bene, CPM e PCTR, sito con conversion rate al 2,6% a gennaio, diventa 0,6% a marzo, senza aver cambiato nulla. Il periodo sì, Xavier, è proprio il periodo, è l'inizio di questo video, però sì, è il periodo, non ci puoi fare niente. Cioè, ci puoi fare investimenti di lungo periodo. Lungo periodo. Ok? Un'altra cosa che potete fare è molto semplice. Dite ai vostri clienti di portare la gente dentro il negozio, come live, video, fai vedere i prodotti veri. Ma non è perfetto come sui, non importa, fai vedere i prodotti veri. Vedete che funziona, e funziona anche molto bene. Ok, campagna per e-commerce di un'attività locale che ha molti prodotti nel catalogo. Che strategia useresti? Tu che strategia useresti? Tu cosa faresti, Michele? Dimmelo così vediamo cosa. Se hai ragione. Cosa pensi di Nextdoor per le aziende? Non l'abbiamo mai usato, non ho idea. Non lo so, in Italia forse non è così famoso. Ok. Oh, vabbè. Allora, Sara chiede: come farsi notare da chi è Generazione X in mezzo a questo delirio? In mezzo a questo delirio di gente nuova, quindi tu vuoi parlare ai boomer, fondamentalmente agli X e ai boomer, quindi 45-50 anni, o agli Z,
se vuoi parlare ai 45-50 anni, parlagli come hanno sempre, come gli è sempre stato parlato, quindi slogan, quindi funzioni. Ricordati che però non è che ce la fanno proprio tanto, cioè non sono proprio così smart lato tecnologico, quindi abbi pazienza. Invece, se devi parlare di Z, devi capire come comunicare il tuo prodotto a loro ed è molto molto difficile. Ok. Che ne dici della mia strategia pre-lead? Allora, ad per conversione sul sito web che scaricano un ebook a caso studio, poi mail marketing e retargeting su chi visita il sito. Perché allungare il brodo? Se tu prendi un brodo buono e ci metti dentro dell'acqua, il brodo è ancora buono? No. No. Si allunga. Se hanno scaricato il caso studio, fai in modo di contattarli subito. E più che altro, non sta a farglielo scaricare il caso studio. Fai uscire un pop-up dicendo, ti piace sta roba? Lasciami il tuo numero che ti chiamo. Vedrai che funziona meglio. Johnny, sai che tu sei il mio boomer preferito. Veronica, aspetta un attimo, che bevo. Ecco, tutti che pensano alle ad e poi che la CRO. Esatto, è quello che ho detto prima, Veronica, hai ragione tu. Esatto. Sto appena iniziando a creare un personal brand. Nel frattempo, andare in negozio a chiamare può essere efficace? Prova. Perché no? Comunque il personal brand, ragazzi, vi dico una grande figata. Non è che si crea, è una conseguenza. Voi create contenuti, li fate vedere tanta gente che comincia a seguirvi e di conseguenza diventate autorevoli. Non diventate autorevoli perché siete un personal brand. È pieno di ragazzini con 10k, 20k, con molti più follower di me, che se fanno una storia fanno 400 di reach, 500 di reach. E io ne faccio 5.000, 4.000. Perché? Perché banalmente io penso a fare i contenuti. Loro pensano a fare il ballettino, il reel carino, una valanga di stronzate. E poi alla fine non sono interessanti. E se non sei interessante, la gente non ti segue. Poi, non è che io sono interessante per tutti. Io cerco di fare quello che mi sembra giusto. Se vi piace mi seguite, se no no. Poi. Ok, Michele dice, campagna catalogo, selezionerei i prodotti che secondo me e anche loro possono venderti più e spingerei questi prodotti qui a provare. Esatto, esatto. Restringi il catalogo e comincia da quelli, nei best seller, e poi lo allarghi man mano. Esatto, bravo. Ad per e-commerce nicchia, consigli di concentrarsi su un prodotto specifico o portare il pubblico in home, e dipende che prodotto è. Se il prodotto vende, spingi quello intanto, se hai poco budget. Se invece non vende, prova la home. Poi, allora. O anche con i prodotti con cui, esatto, con cui più margine, esatto. Ha senso fare a diviso i propri contenuti? Assolutamente sì. Assolutamente sì. L'organico è difficile farlo crescere, ragazzi. Poi. Campagna local, ristorante di pesce, campagna tofu, copertura, per poi creare un pubblico custom per mofu bofu. Quali date prendere come KPI? Ma io intanto non userei copertura, ma utilizzerei una campagna interazione vicino alla copertura. E poi vedi quante persone riesci a colpire nel tuo bacino d'utenza, quanto è alta la frequenza e quindi vedi se funziona o non funziona. Poi, se si è autorevoli nella realtà, come portarlo sui social? Facendo esattamente quello che fai nella realtà. Di le stesse cose a più persone. Interagisci nei gruppi tematici. Fai sapere che ci sei. Di la tua. Vedrai che ti ascolteranno. A volte anche essere un po' polarizzanti aiuta. Fare qualche discussione ogni tanto aiuta. Perché? Perché alla fine il punto è che le persone, ok,
o si accorgono di te o non si accorgono. Se non si accorgono, sicuro non hai risultati. Se si accorgono e dici cose sensate, funziona. Non è per tutti, ma si può fare. Ok. Ad local. Ok. Servizio impiantologico e ticket. Budget 1000 euro. In generazione, pensi sia meglio... in generale, pensi sia meglio video di spiegazione o immagine con risultato su persona in target? Testa di entrambe, ma prima di tutto leggiti le regole. Facebook banna, l'ordine banna. Occhio. Ok. Giuseppe dice, sto facendo scaricare il menu per il compleanno. Tanti scaricano o non convertono. Non è il momento per convertire. La gente ha paura di investire. Però al posto di fargli scaricare il menu, fatti lasciare il numero di telefono e mandagli un WhatsApp. O anzi, fatti contattare su WhatsApp direttamente per il menu. Prenderai meno contatti, ma magari di qualità più alta. Ok, salverai la diretta? Sì. Ok. Parola gratis nelle ad bannata? No, no, assolutamente no. Puoi sponsorizzare un gruppo Facebook su Facebook? Posso mettere il link? Non puoi mettere il link, puoi taggarlo nel post. Bene, raga, ultime due domande, dai. Crazy Boy. Sulla campagna local, in una città di 80.000 abitanti, conviene andare a obiettivo copertura, interazioni o messaggi? Sto provando messaggi di copertura. Io proverei anche interazione. Vedi se va. Network di farmacie che ha prodotti proprietari che trovi solo in quelle farmacie. Ha senso creare una community per poterli spingere? Magari facendo intervenire in live persone autorevoli nel mondo beauty, health and wellness, più che influencer? Beh, dipende quanto grandi sono e che budget hanno. Non è proprio facile. Comunque, i prodotti li hanno solo loro, ma i prodotti alternativi li avranno anche gli altri. Quindi studia bene quale singolo prodotto ti conviene andare a spingere e quale no. Ok? I miei casi studi posso mostrarli apertamente o rischio di fare casini con la privacy? Dipende cosa hai inscritto nel contratto con i tuoi clienti. Comunque, se non metti i loghi e non sono riconoscibili, puoi fare quello che ti pare. Fondamentalmente. Benissimo, raga. Sono senza voce, causa allergia, maledetta. Ci sentiamo presto. Spero di esservi stato utile e se avete altre domande o altro, sono a disposizione. Ultima roba che vi chiedo è, domani carico il video su YouTube, metteteci un like e altro punto, mettete like anche il video qui su IGTV, così funziona un po' meglio la distribuzione. Buona serata, a presto, ciao ciao!